Buonasera a tutti carissimi amici, ben ritrovati qui a Grossi Luca per il TG Agende Rosse Milano. Un articolo di Antimafia 2000 pubblicato il 29 agosto 2017 di Davide De Bari, Libero Grassi, l'imprenditore che sfidò Cosa Nostra. 29 agosto 1991, ore 7:25, Libero Grassi è sul balcone della sua casa, insieme alla moglie. Scambiano poche parole e Libero si avvia verso la porta d'uscita. Ore 7:30. Esce dal portone e si dirige verso l'auto. Salvino Madonia e Marco Favaloro sono già appostati e aspettano che Grassi esca di casa. Il boss comanda al suo complice di tenere il motore acceso e lo sportello aperto per la fuga. Scende dall'automobile nascondendo un calibro 38 nel giornale e segue la vittima. L'imprenditore svolta per via Alfieri e il killer arriva alle sue spalle. Punta la pistola e spara quattro colpi, uno al petto, tre alla testa. Muore così in un battito d'ali, il simbolo dell'antiracket colpito alle spalle. Libero Grassi, imprenditore tessile da sempre attivo anche in politica insieme al figlio Davide, è a capo dell'azienda di famiglia, la Sigma. Quando il clan di Madonia, appartenente a Cosa Nostra, bussa alla porta per il versamento del pizzo. L'imprenditore trova il coraggio di opporsi e di rimandare al mittente tali richieste e minacce attraverso una lettera al caro estortore, pubblicata sul Giornale di Sicilia il 10 gennaio del 1991. Ecco qua una copia della lettera. Un gesto rivoluzionario per l'epoca, dove l'imprenditoria era per la maggior parte distorta e manovrata dalla mafia che decideva cosa fosse lecito o illecito, chi doveva guadagnare o chi no. Un atto di guerra a Cosa Nostra di un comune cittadino. Ecco che quella lettera diventa una bomba a orologeria. La netta posizione di Grassi viene ripresa da giornali locali, dal Corriere della Sera e qualche strascico su La Repubblica. Tutto il resto della stampa sembra ignorare l'accaduto. Il prefetto Mario Giovine e il questore Fernando Mascone testimoniano la loro vicinanza offrendogli la scorta, ma Libero rifiuta e simbolicamente consegna le chiavi della fabbrica alla polizia. Molti fax di solidarietà arrivano da tutta Italia, ma i colleghi siciliani non offrono la loro solidarietà a Libero Grassi. Proprio dalle parole del presidente degli industriali, Salvatore Cozzo, in un'intervista rilasciata a Riccardo Arena del Giornale di Sicilia, emerge una presa di distanza dalle denunce di Grassi e anche un invito a chiudere la bocca. Il 4 aprile 1991 il giudice istruttore di Catania, Luigi Russo, assolve i quattro cavalieri di Catania, Francesco Finocchiaro, Gaetano Graci, Carmelo Costanzo e Mario Rendo, soprannominati i Cavalieri dell'Apocalisse da Pippo Fava in un suo articolo sul giornale I Siciliani. Nella sentenza è scritto nero su bianco che non è reato ottenere la protezione dai boss. Il giorno dopo la pubblicazione della sentenza, la reazione di Libero Grassi in un'intervista su Radio Radicale è durissima. È importante che da noi siciliani risolviamo questo problema con un atteggiamento preciso e dichiarato. Ognuno ha detto la sua verità. Nessuna protesta per il pizzo. Questa è una verità, nel senso che non c'è la protesta quando si paga. Un magistrato ha detto, in fondo, che se si vuole fare l'imprenditore industriale in Sicilia, bisogna mettersi il cuore in pace e mettersi d'accordo prima con la mafia. E personalmente a questo non ci sto. Anche a San Marcanda, condotta da Michele Santoro, Grassi usa parole dure che non risparmiano nessuno, tantomeno il giudice Luigi Russo. Qua non parlerò io, lascerò parlare direttamente il signor Libero Grassi. Libero Grassi, imprenditore tessile, dico bene? E lei si è trovato pure lei faccia a faccia con queste richieste di tangenti? Sì, mi sono trovato, come un po' sanno tutti, più volte. Ho subito due
due ostruzioni, una rapina, oltre a intimidazioni varie. Il 16 di maggio ha detto il primato della legge, il primato della politica, il primato della morale. Ma c'è un primato superiore, quello della qualità del consenso. Ovvero? La formazione del consenso, che è poi quella l'arma della mafia. Perché quando io ho detto, io non mi dovrei purtroppo interessare di politica né di democrazia, perché dovrei essere immerso nel mio lavoro. Però ci sono alcune cose che tutti sanno e che tutti fanno finta di non sapere. Perché la prima cosa che controlla la mafia, cosa d'altra parte è facile a trovarne una soluzione, è il voto. La qualità del consenso. A una cattiva raccolta di voti corrisponde una cattiva democrazia. I valori morali, caro giudice, sono transeunti, si formano, sono contemporanei. Non c'è un valore morale, non c'è una legge valida per sempre, la legge la fanno i politici, la fanno buona, relativa al consenso. Sempre, se i politici hanno un cattivo consenso faranno le cattive leggi. E allora noi dobbiamo curare la qualità del consenso. La mafia è in Sicilia il maggiore interlocutore del problema politico, in quanto dispone del voto, dispone dei soldi e gli inserimenti nell'amministrazione. Perché oramai è diventato scelto dominante. No, no, io non sono pazzo. E perché non vuole pagare? Perché io ho tutte le scelte. Tutti. Agela paga il 90% dei cittadini. Agela Ponte paga Carabinieri. Il 90% dei cittadini. Ebbene, io non mi piace pagare. Perché la rinunzio è una rinunzia alla mia dignità di imprenditore. Io divido le mie scelte con il mafioso. Questo è il vero fatto. Non è che io non abbia avuto avvicinamenti. La prima estorsione è sempre un'estorsione di avvicinamento. Il famoso zio Stefano che mi telefonava. Il buon amico. Il buon amico mi offriva questo, la protezione, i tuoi affari miglioreranno. In fondo non faceva molta pressione per avere subito i soldi. E se ho fatto questa azione, un pochettino, è perché credo soprattutto ai mass media. Ho voluto sapere in un programma, è verso un programma mio di sviluppo, visto che Palermo dall'80 ha avuto uccisi 5 magistrati, di cui qualcuno amico mio, dei giornalisti come Mario Francesi, assolutamente innocenti, dei galantuomini. Qual era di fronte al mio programma di lavoro gli interlocutori? E non è un fatto siciliano solo, perché qui il direttore della... Non ha letto il direttore dell'associazione industriale, un uomo potente, ricco, colto e professore dell'università. Ha detto questo riguardo: le estorsioni rappresentano un dettaglio che probabilmente interessa meno l'industria. E in questo senso ha destato meraviglia, praticamente paura, che siano stati notati avvicinamenti. Questo lo dice il direttore della Confindustria. Invece il dottor Luigi Russo, magistrato, disse che noi dobbiamo, non possiamo rifiutare qualsiasi dialogo. Si può anche non pagare, ma chi non paga deve sapere bene cosa gli succede prima o poi. Il primato della legge. Succede sempre la stessa cosa. L'ultimo esempio è recente, 20 giorni fa è stato dato in fiamme il deposito del gruppo di Nascente. Certo, in qualche caso qualcuno non ha pagato, ci sono industriali che con quella gentaglia non gli vogliono nemmeno. Se tutti facessero così, guardi, concluso, della Sicilia sparirebbero da un giorno all'altro migliaia e migliaia di piccole aziende, andrebbero in fiamme. Il rifiuto di qualsiasi dialogo finalizzato al raggiungimento di un certo punto di equilibrio condurrebbe l'imprenditore a rinunciare all'esercizio delle imprese. Questa è la realtà con cui deve misurarsi l'imprenditoria nell'affrontare l'impatto con il fenomeno mafioso ed in particolare per trovare soluzioni di non conflittualità con esso, posto che nello scontro frontale risulterebbe in ogni caso perdente. No, mi dica una cosa, lei ce l'ha. Allora, no, io dico, scusi, una sola cosa, dico al dottor Luigi Russo, che lui dice se tutti si comportano come me, si distruggono le industrie, se tutti si comportano come me, si distruggono gli estortori. Parole che, dall'altra parte dello schermo, ascoltano anche i mafiosi e decidono che Grassi è un problema che va risolto subito.
Il silenzio è l'abbassamento dei riflettori su Libero, è l'inizio del suo accerchiamento e, come sempre, fa la mafia prima di colpire la sua vittima. Gli creano il vuoto intorno. L'imprenditore tessile sa bene che prima o poi Cosa Nostra gli chiederà il conto e il 29 agosto 1991 arriva prontamente. Sul luogo dell'agguato si intravedono i sandali che Libero portava poco prima, il suo corpo è ricoperto da un telo bianco. Così mettono a tacere una volta per tutte Libero Grassi, ma il figlio Davide nel giorno dei funerali dà un messaggio chiaro e mentre porta il feretro inneggia il simbolo della vittoria, come a dimostrare che a vincere, anche in quel triste giorno, sono le idee e i valori di cui Libero è stato promotore. Se posso dire la mia, però, trovo molto triste che in Italia per essere credibili bisogna prima di tutto essere morti. L'eredità morale e civile è stata infatti raccolta da sua moglie, Pina Maisiano, che ha contribuito assieme ad associazioni come Libero Futuro e Addio Pizzo affinché la battaglia di Libero non fosse stata vana. Dal 91 sono stati fatti dei passi avanti in materia di tutela di coloro che decidono di denunciare i propri estorsori, come la legge 45/2001 che riconosce la figura del testimone di giustizia e la tutela. Per quanto il legislatore si sia sforzato nel disciplinare tale figura, le lacune sono ancora molte però. Infatti, chi ha il riconoscimento di testimone di giustizia non è messo in condizione di restare nel luogo di origine, o addirittura ricostruisca una nuova vita, che non assomigli ad un esilio forzato. E la poca chiarezza normativa molto spesso porta a confondere la figura di testimone di giustizia con quella del collaboratore di giustizia. Gli ultimi dati forniti dalle numerose operazioni della DIA e della DDA di Palermo registrano un crescente numero di commercianti che si chinano al pagamento del pizzo. Un fatto probabilmente legato alle numerose scarcerazioni di qualche anno fa e al bisogno di Cosa Nostra di fare cassa. Anche se Cosa Nostra è indebolita dalle numerose operazioni di polizia e magistratura, sembra detenere un forte controllo sul racket, ricorrendo sempre meno alle intimidazioni e minacce. Preciso, qui si parla di Cosa Nostra che deve fare cassa, ma la Cosa Nostra che deve fare cassa è la Cosa Nostra militare, non imprenditoriale. Quella imprenditoriale è molto, molto ricca, non ha bisogno di fare racket in questo modo per ottenere soldi. Eppure la situazione rispetto a 26 anni fa è cambiata e non sono pochi gli imprenditori, commercianti, artigiani e cittadini che trovano il coraggio di denunciare. Questo significa che il sacrificio di Libero Grassi non è stato vano, come non lo sono state le sue parole rivoluzionarie e profondamente etiche, che mi rimarranno impresse nella memoria di chi, avendo a cuore la ricerca della giustizia, vorrà ascoltare. Così da sviluppare la consapevolezza che la libertà e la democrazia sono valori inestimabili che ogni cittadino deve custodire. E con queste bellissime parole, carissimi amici, io vi lascio e vi auguro buonanotte. Grazie.